In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'associazione Betel ha organizzato un evento nella sala polivalente a Valle Crosia. L'evento, che ha visto esibirsi anche i piccoli allievi della scuola di musica Pergolesi, ha dato il via al calendario delle manifestazioni natalizie. Ce ne parla il vice sindaco assessore con delega servizi sociali, sanità, personale e cultura, Marilena Piardi. Ci tenevo appunto a far uscire il calendario proprio prima di questa data perché è una data molto importante che ci vede anche come comune coinvolti in un evento e in collaborazione con la Pergolesi. Abbiamo scelto il concerto dei bambini perché la musica è neutra, la musica è pura come lo sono i bambini quando suonano e ci trasmettono emozioni. Ci vedrà impegnati. Comunque anche con l'associazione Betel che farà appunto il suo intervento con la Presidente, la dottoressa Bonaccorso e verranno toccati appunto i temi del femminicidio, la violenza e lo stalking, piuttosto che sempre comunque in terminologie delicate proprio perché è la presenza dei bambini. Auspico che giornate così a lungo andare non ci siano più perché vorrebbe dire che non c'è bisogno di ricordare e lottare contro la violenza delle donne, ma vorrà dire che la violenza si è superata. L'associazione Betel ha colto anche l'occasione per presentare il nuovo progetto. Ce lo spiega Sara Bonaccorso. Allora, il progetto innanzitutto dico svelo il nome perché ormai pubblicamente l'ho detto, quindi La Rosa di Sharon, e è un progetto che prevede la costituzione di una struttura ad ampio raggio dove possono essere accolte le donne vittime di violenza, i minori, i bambini che insieme alle madri subiscono comunque sia direttamente che indirettamente la violenza e ragazzi, adolescenti, vittime di bullismo e cyberbullismo, dove poter ricorrere in degli ambienti accoglienti e poter raccontare quello che subiscono magari nelle scuole, per evitare che questi numeri altissimi di violenza all'interno delle scuole possano trovare una quantomeno diminuzione. Durante la conferenza si sono esibiti i piccoli allievi dell'associazione Pergolesi. Ecco le loro esibizioni.